sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Un pazzo, uno squilibrato, un fuori di testa, un maniaco, un mitomane. Niente di tutto questo. È solo uno che, come milioni di tanti altri, semplicemente si è rotto le palle. Ci discostiamo da questa onda che spero finisca lì. Questo assolutamente non lo giustifica, ci mancherebbe altro, ma a quanto pare con le buone maniere le cose non cambiano. E poi si va a vedere se dietro a questo Luigi Preti, 49 anni, c'è qualche mandante. E chi lo manda? Si vuole fare della dietrologia? Manifestare la mia solidarietà ai carabinieri, alle forze dell'ordine e ai parenti del carabiniere ferito gravemente. Dietro Luigi Preti ci sarà lo Stato? No, non preoccupatevi, lo Stato quando vuole fare delle strade le sa fare bene, molto bene. Basta vedere gli ultimi 40 anni della storia italiana. E manco a farla apposta, il presidente della Camera, Laura Boldrini, proprio da Portella della Ginestra, madre di tante altre stragi dietro cui ci sono ombre di Stato e ombra stelle e strisce, annuncia: la crisi rende le vittime carnefici. E per forza, cara dolce Laura, le vittime prima o poi si rompono le scatole di essere vittime. Ed è anche giusto che vadano a dare due calci nel culo a chi le ha rese vittime. Oppure la vittima deve restarsene sempre a casa a lamentarsi, a fare la vittima? D'altronde lo diceva anche Pertini, no? Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via anche con mazze e pietre. Questo vuol dire che anche il grande, diplomatico e saggio Sandro Pertini era per la non violenza, ma fino ad un certo punto. Quindi lasciamo che le pietre cadano in testa a chi di dovere. D'altronde, chi ha venduto l'Italia alla speculazione finanziaria internazionale non si è fatto alcun problema ad affamare milioni di persone, quindi pietre su di loro.